La Cina è il paese che ha affrontato prima degli altri paesi il problema del Covid-19. Il periodo più critico a causa dell'epidemia c'è stato tra fine gennaio e inizio febbraio. Il nostro ufficio di IC Partners ha riaperto già dal 10 febbraio. Molte società qui in Cina hanno riaperto nella seconda metà di febbraio, sia pure in modalità smart working. Anche molte aziende produttive hanno riaperto e hanno riavviato la loro attività tra fine febbraio e marzo. La Cina è quindi tornata ad una situazione di quasi normalità, sia pure adottando tutte le misure di prevenzione che sono necessarie per evitare ulteriori possibili contagi. Le statistiche ufficiali oggi ci dicono che c'è stato un calo dell'economia nel primo trimestre, come ovvio che sia, ma già ad aprile si sta registrando una ripresa e una forte crescita, grazie anche agli stimoli che sono stati introdotti dal governo cinese. I nostri uffici di IC Partner hanno offerto ai propri clienti non soltanto i tradizionali servizi di consulenza legale, contabile e fiscale, ma li abbiamo anche aiutati nella gestione delle problematiche nuove legate all'epidemia. Li abbiamo supportati nella richiesta dei sussidi, degli sgravi contributivi e fiscali previsti dal governo cinese, così come li abbiamo affiancati nella gestione delle problematiche legali che sono sorte a causa dell'epidemia e a causa della difficoltà di alcune aziende di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Adesso, guardando al futuro, io ritengo che la Cina possa rappresentare un mercato di sicuro interesse per le aziende italiane. Infatti, i consumatori cinesi saranno sempre più attenti a prodotti di qualità, a prodotti che garantiscano la tutela della salute, la tutela dell'ambiente. E quindi ritengo che questo sia sempre di più un mercato di grande interesse per le aziende di eccellenza italiane che possono garantire prodotti di qualità.